Grazie Presidente, mi consenta, rimango seduto. Allora, lo ha detto poc'anzi fuori dai microfoni il commissario Bronzetti. Questa nuova convocazione avviene a distanza di quasi 3 mesi dall'ultima. In 3 mesi è successo di tutto a San Marino, sia politicamente, sia economicamente, sia socialmente. Quindi siamo, io credo, su una deriva pericolosa, sia a livello politico sia a livello sociale. Credo che la politica debba riappropriarsi, no? del proprio essere, del proprio essere legislatore. E anche il dibattito scatenatosi poc'anzi, è evidente che ci sono dei toni e degli aspetti un po' esacerbati da parte di tutti noi, mi ci metto in mezzo. Volentieri anche io. E quindi credo che a distanza di 3 mesi un punto della situazione bisogna farlo, indipendentemente poi da quello che è stato anche parte del primo mio intervento, ossia del fatto che almeno io non so, non ho contezza di questo percorso che il commissario Palmieri dice di voler fare molto velocemente per l'integrazione europea. Non so, si vede che il commissario Palmieri ha contezza del fatto appunto che il percorso si sta avvicinando alla conclusione. Io non ho nulla per poter dire se questo è reale o meno. Quindi manca proprio l'informazione all'interno della Commissione Esteri del punto della situazione, al di là poi dei riferimenti che giustamente fa il segretario sulle sue intenzioni in giro per il mondo e va tutto bene. Però io credo che qui manchi la capacità di fare politica. Perché dico questo? Dico questo perché appunto in agosto il segretario Renzi nell'assestamento di bilancio ha portato l'articolo 19, mi pare, dell'assestamento di bilancio, sì, in cui parla di resilienze elettive. Allora, contestualmente a questa sessione della Commissione c'è un incontro, credo, a Segreteria Finanze sul prospetto che il segretario invece alle Finanze vuol fare sul bilancio del prossimo anno. Quindi ci sono alcuni aspetti fondamentali che andremo a dibattere dalla prossima sessione e soprattutto in quello di dicembre. Su tanti aspetti che riguardano la società, fra cui ricade, poi ci arriverò, anche la questione delle residenze elettive. Allora, qui si parla di un aumento della minimum tax di 5,5 milioni di euro in indotto, un'imposta sui patrimoni, bisognerebbe capire cos'è che avete intenzione di fare, 15 milioni. Allora, tenete conto che state anzi, chiedendo sforzi alla cittadinanza ulteriori, basta andarsi a riprendere poi alcuni articoli di quando fu proposta la patrimoniale da Felici, in cui si parlava di una tantum, non di una continuazione. Questi sono piccoli segnali, enormi segnali, che in realtà invece si tende a legiferare per fare cassa all'interno delle finanze dello Stato. Lo Stato non è messo bene. In questo contesto si incastra esattamente e in maniera perfetta e secondo me anche un po' diabolica la volontà del segretario Renzi di portare un assestamento di bilancio le residenze elettive. Allora, a parte il fatto che lei si ricorderà quando lo ha prospettato in uno dei tanti tavoli di confronto che avete richiesto e offerto all'opposizione, non aveva portato un testo scritto, io appena ho ascoltato il riferimento suo sulle residenze elettive me ne sono uscito, schifato dalla metodologia che aveva scelto. Ma perché schifato? Non perché sono contrario alle residenze elettive tout court, ci sono tante legislazioni che hanno, tra l'altro anche Andorra ha una specie di residenza elettiva, quindi Andorra colei che dovrebbe fare il percorso, no? Di integrazione all'Europa insieme a noi. Ma è la metodologia sbagliata. Tra l'altro, e qui chiedo riferimento al segretario,
Nel prospetto che ha girato ieri il segretario Celli c'è un'intestazione immobiliare a non residenti pari a 500.000 euro. Allora chiedo, è una residenza elettiva, segretario? Perché nella legge che lei ha fatto, che voi vi siete votato, c'è un riferimento trimestrale come semestre. Il problema, segretario, è che va bene tutto, va bene cercare una metodologia per rilanciare il mercato immobiliare. Va bene anche tentare di portare soldi freschi a San Marino. Il problema è che lo sta facendo esclusivamente il Dipartimento Esteri, e qui chiedo al segretario quale sezione del Dipartimento Esteri è chiamato in causa per ricevere tutte le documentazioni da parte dei richiedenti della possibilità di avere la residenza elettiva a San Marino. Voglio sapere nome e cognomi o la sezione, l'ufficio che questo qui sta vedendo. Le chiedo ulteriormente se quei 100.000 euro di residenza di intestazione immobiliare è una residenza elettiva, quella che ha dato comunicazione ieri sera. E le dico anche questo: secondo me si è reso in maniera molto brutta, palese, il fatto che con quell'atto legislativo anzi, ha bypassato le istituzioni di controllo, ossia per gli immobili il Consiglio dei 12, per invece i fondi infruttiferi, quindi soldi cash e quindi la richiesta di residenza, la Commissione Esteri, se non altro perché c'è semplicemente una presa d'atto. Lei sa benissimo e mi insegna che una presa d'atto è tale, non si può concordare. Allora, nel momento in cui tutte le documentazioni vengono prese in capo dal Dipartimento Esteri, e nel momento in cui il Dipartimento Esteri, perché è la legge che ha scritto lei, comunica al Congresso di Stato, e il Congresso di Stato in 60 giorni dovrà dire sì o no alla residenza elettiva, capisce bene che bypassando di fatto il Consiglio dei 12 e la Commissione Esteri non c'è più controllo a San Marino. Non c'è più controllo, è in capo solo ed esclusivamente al Congresso di Stato. Mi piace ricordarlo spesso questa cosa, anche se siamo adesso ancora su schieramenti opposti. Nel Consiglio dei 12 l'allora commissario Francesca Michelotti fece emergere la questione della fondazione di Claudio Podeschi. Venne ripresa dalla reggenza perché durante un comma comunicazioni diede menzione di questa cosa e venne sospeso, venne tolta la parola alla consigliera allora Francesca Michelotti. In Commissione Esteri sono state bocciate in maniera quasi unanime le residenze a Siotto e Matuella, con la presenza allora del segretario alle finanze Capicchioni, che doveva perorare evidentemente la causa. Stesse persone, almeno una delle due, che è presente anche con una deroga alla legge dei 100.000 euro, con successiva poi al commissariamento della fondazione di Banca Centrale. Allora, nel momento in cui si bypassano gli organi istitutivi, in questo caso Commissione Esteri e Consiglio dei 12, io credo che state facendo un errore madornale. Perché, le faccio una domanda così, chi è che fa il controllo sulle somme incamerate dalla Celentissima Camera, AIF, organismi di controllo? Nella legge non c'è scritto, nella legge non c'è scritto, segretario. È tutto dato al Dipartimento Esteri, che secondo me avrebbe altro da fare, proprio in virtù anche di quello di cui abbiamo parlato in questa ora prima del mio intervento, avrebbe altro da fare, anche per propria indole, che fare l'amministrativo di pratiche che dovrebbero essere molto semplicemente gestiti dall'amministrazione e poi passate agli organismi di controllo. Perché se si bypassa il controllo, noi ci possiamo prendere in casa tantissima di quell'età, tantissimo di quell'etame, che faremo fatica a guardarci negli occhi. A me è questo che mette molto timore il fatto del suo dispotismo quando ha manifestato la volontà di attuare questo ennesimo correttivo alla 118 del 2010,
Mi mette paura il fatto che il Congresso, che attraverso un decreto delegato, possa decidere quanto. Ripeto, non sono contrario alle residenze elettive tout court, sono assolutamente contrario al metodo. Potremmo veramente metterci in casa di tutto. E poi chi è che ne risponde? Segretario, ne risponde lei, che è stato l'emanatore di quell'articolo, o ne risponde il Congresso di Stato? Chi fa i controlli sulla bontà? Perché voglio dire, mettiamo il caso più sconcertante. Uno ha dei soldi da riciclare per venire a San Marino, ma non può, perché non può, c'è una sorta di autocertificazione, non può perché è attenzionato, diciamo così, da Interpol, però ha bisogno di portare dei soldi infruttiferi a San Marino, 600.000 euro. Li fa dare ad altre persone. È vero che ovviamente non essendo più lui la stessa persona, verrà quell'altro, però intanto lui i soldi li ha mossi ed è una persona pulita che entra a San Marino. Ed è una persona pulita. Chi fa l'antiriciclaggio? Chi lo fa? Chi fa i controlli sulle somme? Chi lo fa? Chi lo fa? Chi lo fa? Beh, non c'è scritto nella legge, poi mi risponderà. Stia tranquillo, segretario, stia molto tranquillo. Segretario, deve stare tranquillo, non deve essere teso. Io capisco che lei ha questo modo di prendersela sempre sul personale. L'estensore della legge è lei. Io le sto parlando di quello che posso anche erroneamente pensare io. Non mi parli sopra, segretario, perché io non lo interrompo mai. Abbia pazienza. Stia calmo, stia un po' calmino e ha la possibilità anche di parlare. Quindi il problema è che la drammaticità di quello che stiamo vivendo a San Marino si va a intercalare anche sulle leggi che poi vengono fatte. E questo è una mia assoluta idea, che può essere sbagliata per alcuni, ma io credo che gli organismi di controllo preposti istituzionali siano completamente bypassati. Poi sarà la storia a rendere merito o conto di queste cose. Io credo che quantomeno un richiamo a livello di controlli finanziari c'è da fare, c'è da fare. Quindi chiudo dicendo non sono discordante sulla possibilità di avere le residenze elettive a San Marino. Discordo in maniera totale sulla metodologia che è stata perseguita e sul fatto che si arroga tutto a livello amministrativo al Dipartimento Esteri. E è il Congresso di Stato che decide in maniera unilaterale, perché le prese d'atto non servono a niente, non servono a nulla. Si viene qui e si dice cosa è successo, a chi è stata data e a chi no e per quale motivazione. Abbiamo già avuto dei precedenti su delle prese d'atto che ormai erano tali, quindi non si poteva neanche disquisire. Credo che un dibattito politico su quello che invece sia la necessità di avere un controllo, ma anche perché poi, voglio dire, nel momento in cui dovesse mai arrivare per ipotesi una residenza elettiva, se si fosse scelto di portarla in commissione, avete la maggioranza, passa per forza. Poi probabilmente passa anche come è successo con tantissime residenze, con anche i voti dell'opposizione, però credo che sia quantomeno dovuto a un organismo istituzionale la propria dignità di poter legiferare su chi entra e su quali somme possano eventualmente entrare appunto a San Marino, su quali investimenti possano entrare a San Marino, ricordando che la storia è lì, 10 anni fa, 5 anni fa, 2 anni fa.